principal actors. Ciao coach, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. La prima considerazione che mi è venuta guardando questa call conference è stata che c'era tantissima gente, eppure un periodo in cui siamo fermi, magari qualcuno potrebbe pensare ad altro, invece no, sono tutti lì desiderosi di migliorarsi. Sì, adesso è una cosa che sta aumentando giorno per giorno. Penso che gli allenatori italiani sono a tutti i livelli, sono molto attivi e alla fine, come sempre, l'allenatore italiano ha voglia di condividere, anche come dice spesso Andrea Capobianco, l'allenatore italiano è un allenatore che di alto livello e si vede anche in queste cose, perché ti dico, io per dire, sono in Francia, il concetto di condividere, di fare sharing delle idee, delle cose che si fanno è molto inferiore e invece l'allenatore italiano è portato a condividere, a parlare, e penso che da questa cosa negativa che stiamo vivendo nel nostro piccolo come allenatore di basket ci stiamo aprendo sempre di più, si stanno aprendo nuove connessioni, si sta anche lavorando su se stessi, e questo penso sia una cosa positiva. Allora, una delle cose che è emersa nel corso di questa chiacchierata è la necessità, quando si lavora con i giovani, di affidarsi ad allenatori di qualità. Questo se si vuole alzare l'asticella. Secondo me, come in Italia non abbiamo altre, purtroppo la situazione economica già non era esaltante e penso che dopo questa fase sarà ancora più difficile. La cosa che spero è che una volta che la macchina ripartirà, che si capisca l'importanza di creare giocatori giovani e si capisca l'importanza che l'unico modo per creare giocatori, allenatori, un sistema è la figura fondamentale del responsabile tecnico che ha idea del percorso che il ragazzo deve fare, che ha idea del percorso degli allenatori e che le società devono fare. Spero che le società in Italia si concentrino su creare business prima di tutto e sul creare qualcosa nel territorio dove sono, io lo spero per il futuro. E Ovviamente questo proprio deve diventare più importante del vincere le partite. Noi abbiamo troppo la mentalità collegata questo andava bene quando eravamo ricchi in Italia, quindi dove c'era un aspetto mecenatismo, dove il presidente doveva fare vedere a vincere contro tutti per avere un'immagine per lui, per la sua azienda. Adesso purtroppo queste figure non esistono più, dovremmo guardare magari all'NBA, ad altri paesi dove la società è proprio un modello di business e in questo modello di business la creazione di giocatori propri è fondamentale, è parte del progetto, anche perché ti porta ad avere contatti col territorio, con le famiglie, da lì altri sponsor all'interno della tua zona, detta così com'è. L'allenatore da solo non può nulla, c'è dietro il settore giovanile un lavoro di squadra e la parola d'ordine emersa in questa chiacchierata è stata integrazione, giusto? Sì, assolutamente. Secondo me il responsabile tecnico è la figura, secondo me, fondamentale e si deve avvalere delle qualità dei propri collaboratori, che sono gli altri allenatori, che sono anche il preparatore atletico, che sono trovare un nutrizionista, se ce l'abbiamo, se possiamo prenderlo in esclusiva, se possiamo trovare il modo di coinvolgerlo, trovare uno psicologo dello sport. Secondo me bisogna puntare al top. È un modo per alzare l'asticella, si trova sempre, ma se, ripeto, la figura fondamentale è quella del responsabile tecnico. Anche perché si sta affrontando quello che è un percorso di crescita, nel quale l'allenatore e tutto lo staff avrà un ruolo determinante per evitare che qualcuno possa restare indietro. Ah no, assolutamente, assolutamente. È come una squadra. Il responsabile tecnico ha il ruolo dell'allenatore della squadra. È un ruolo fondamentale perché, come dici tu, ha la sensibilità per capire
dove si trova ognuno degli elementi coinvolti all'interno del settore giovanile, che può essere un allenatore, ma può essere anche un dirigente di una squadra, come può essere il fisioterapista, o come può essere un'altra, o come può essere un rapporto con il dirigente, il presidente. Cioè, secondo me, dopo il presidente e dopo il responsabile marketing che deve portare money per tutti, il responsabile tecnico delle giovanili è la figura fondamentale. Quanto è difficile lavorare con i giovani, con i ragazzi? Ora, ti dico, per me non è difficile, nel senso che penso sia, non, per me penso non sia difficile perché mi sono sempre dato tanto da fare. Se ti dai da fare non è difficile. Devi avere la voglia di creare un legame con ognuno di loro, di dare a ognuno di loro un obiettivo, di renderli consapevoli del ruolo che hanno all'interno della squadra, del club, di farli accettare anche quando non è loro che loro. Il ruolo che loro sognano e soprattutto una volta che capiscono quello che devi fare, ma loro capiscono quello che gli stai dando. Tu gli stai dando due possibilità: di diventare il miglior giocatore di basket, in questo caso, ma potrebbe essere qualsiasi sport possibile, ma facendo questo tu gli stai dando delle lezioni di vita, delle life skills che gli serviranno nella vita di tutti i giorni per avere successo. Stiamo parlando con persone, non con atleti già formati. Prima di tutto, sì, assolutamente. Secondo me questa è la cosa che dobbiamo capire. Aspetti offensivi che avete trattato nel corso di questo incontro, qual è stato il focus? E allora, io non ho fatto, diciamo, non ho scelto un argomento e su quello ho cercato di dare delle priorità. Secondo me, un giocatore giovane deve innanzitutto essere in grado di fare il gregario al massimo livello possibile per lui, quindi essere funzionale nel minor tempo possibile, quindi prima possibile la sua crescita per una prima squadra. Secondo me, in base a questo, il giocatore deve essere un ottimo giocatore senza palla e deve saper giocare dinamicamente. Qui abbiamo visto delle progressioni che aiutano i ragazzi a giocare in modo moderno e dinamico. Deve e deve essere un ottimo difensore. Queste sono, secondo me, le basi, che però non sono facili, sono basi che si costruiscono in 3-4 anni di settore giovanile. Se parliamo di un giocatore normodotato, ovvio che se parliamo di un giocatore di talento, dobbiamo aggiungere al suo talento che coltiviamo per diventare un giocatore di livello anche la capacità di mettersi a disposizione della squadra, perché poi anche il talento più forte, quando ha 17, 18, 16 anni e arriva in una prima squadra, deve, se non difende, se non è in grado di passare la palla, non è funzionale, e Aldo ce lo può testimoniare perché lui ha fatto esperienze di prima squadra ad alto livello, ci può dire come questo conta per un giovane che si inserisce in prima squadra. È fondamentale nei diversi ruoli che ho ricoperto, sia da allenatore di settore giovanile che di prima squadra. Adesso, da settore giovanile, dico sempre che abbiamo il dovere di creare e di portare avanti dei giocatori che gli allenatori senior, quando li allenano, non ci dicano male, ma in realtà invece siano in grado di avvalorare invece tutto il percorso fatto in precedenza. Se siete arrivati a citare Sandro De Paul, però immagino che abbiate sottolineato anche l'importanza del sacrificio, della voglia di rubare una palla in più, di prendere uno sfondamento fondamentale. Sì, beh, come siamo stati fortunati di averlo al clinic, ma io sono stato ancora più fortunato perché ho lavorato con lui 4 anni. E non ti nascondo che avere Sandro nel mio staff è stato una delle mie armi segrete nella crescita del settore giovanile di Trieste. All'inizio, ovviamente, nel momento in cui abbiamo convinto Sandro ad entrare a far parte del settore giovanile, e ho detto: cavolo, Sandro, un allenatore preparato, un grande campione. Ma la sua gestione, come spiegavo nel clinic, è stata facile perché
è stato reso protagonista del settore giovanile. Non era un problema di affermare il mio ruolo nei suoi confronti, non lo è mai stato. Anzi, dal primo giorno io mi sono messo in una stanza con Sandro De Polle, un altro grande professionista come me, che Davide pensa bene, bravissimo del mini basket, e coinvolgendoli abbiamo insieme in una stanza per 4 ore deciso cosa si faceva sul lato forte, il lato debole, come volevamo palleggiare, come volevamo tirare, ed eravamo allineati, i tre allenatori di riferimento dal mini basket fino all'under 18, che ero io con Sandro che faceva l'under 16, eravamo allineati per essere un esempio per tutti i più giovani. E coinvolgere Sandro per me è stato fondamentale ed è stato decisivo in positivo.